È durata quasi 2 ore la Lectio Magistralis che Vittorio Sgarbi ha tenuto ieri sera nel cortile del Convitto delle Arti di Noto davanti a un pubblico che dal primo pomeriggio ha atteso l'arrivo del critico d'arte. Davanti a un maxi schermo in cui scorrevano immagini tratte da Il Novecento, il suo libro pubblicato dalla nave di Teseo, Sgarbi ha deliziato il pubblico svelando retroscene inedite e curiosità nascoste. Sgarbi si è avventurato nel genio inquieto del Novecento per far capire come in un secolo in cui l'Italia non è più il primo paese per l'arte, ci sono però artisti formidabili che a volte hanno varcato i confini nazionali ma spesso non hanno conosciuto risonanza mondiale. Degli uni e degli altri, ricordato Sgarbi, cerco di rendere conto e di dare testimonianza. Modigliani, Boccioni, De Chirico, Morandi, Carrà, Casorati, il ventennio fascista, la scuola romana, Guttuso e molte altre sorprendenti sorprese. Ad accoglierlo sul palco sono stati il sindaco di Noto Bonfanti e il presidente di Sicilia Musei Filippini, che hanno annunciato nuovi progetti legati a Noto. Il Convitto delle Arti ospiterà Artisti di Sicilia, una nuova mostra curata da Vittorio Sgarbi che racconterà un secolo di storia dell'arte siciliana. L'esposizione è prevista per dicembre.